custodisci la parola di Dio in te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, accogliamo con gioia la parola di oggi. Matteo 2, 13, 18. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Amen. Cari amici, oggi questo Vangelo appena letto fa parte della festa dei martiri santi innocenti. È l'episodio molto molto tragico che sappiamo, conosciamo dal Vangelo soprattutto di Matteo, in cui Erode, volendo uccidere ciò che aveva sentito da parte dei magi, quella notizia di un re nato sotto il cielo, nel suo regno addirittura, non poteva sopportare questa notizia, non poteva sopportare un altro re. Ecco che decide di uccidere tutti coloro nati al tempo in cui i magi dicevano, avevano annunciato attraverso questa stella la nascita di questo re dell'universo. Quindi una strage. Certamente è una brutta notizia. Quante stragi oggi vediamo nel mondo, quante situazioni nel corso della storia abbiamo avuto e avremo ancora. Perché l'uomo, quando non segue lo Spirito di Dio, è cattivo, non produce frutti buoni, ma opere della carne, tra cui l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, la superbia che portano alla violenza, all'omicidio. Ma oggi voglio soffermarmi sulla prima parte, una parte che toccherà il nostro cuore e soprattutto la nostra vita di cristiani. L'angelo del Signore di notte appare a Giuseppe e gli dice: Giuseppe, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode vuole cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe, insieme a Maria, è il custode di Gesù, almeno per i primi anni. E i primi giorni sono quelli più importanti, proprio perché c'è da parte di Erode questa idea malvagia di uccidere Gesù e sterminare tutti i bambini fino ai 2 anni. Giuseppe è il custode di Gesù, lo salva dalla mano di Erode. Giuseppe ha una missione: prendere con sé il bambino e sua madre e fuggire da Erode per salvarlo, per custodirlo, per farlo sopravvivere. Carissimi amici, è attualissimo questo Vangelo. Tu che sei cristiano, hai ricevuto Gesù nella tua vita. Hai avuto un'esperienza sua, hai ricevuto la sua parola che giorno dopo giorno ti parla, ti illumina, ti guida alla vita. Che cosa devi fare? Come Giuseppe, prendi il bambino, prendi il Vangelo, prendi la parola di Dio e custodiscila, perché c'è un mondo al di fuori
Appena esci di casa c'è un mondo che vuole uccidere quel bambino, che non crede in quel bambino, anzi che è arrabbiato con te perché hai accolto il bambino. È chiaramente un mondo dove il capo è Satana, il diavolo, colui che si è ribellato a Dio e non lo vuole, ma sa che la sua pena eterna sarà per sempre la dannazione. E vuole sedurre tante persone allontanandole da questo bambino, dal Vangelo, dalla parola di Dio. Perché meno ascolti la parola, più sarai tentato ad uscire. Meno ascolti il Vangelo ogni giorno, più i tuoi pensieri saranno pensieri di carne, pensieri malvagi. Più ti allontanerai dalla fede, dalla comunità che prega, dalla Chiesa, più il diavolo riuscirà perfettamente a distrarti, a allontanarti da Dio. Ma oggi accogli questo angelo. È apparso in sogno a Giuseppe, appare anche a te, forse attraverso di me. E ti dice: carissimo, scappa, fuggi da Erode. Prendi con te la parola. Prendi con te Gesù, custodiscilo. Non permetterà a nessuno di dirti: ma che cosa fai? Ti stanno imbrogliando, ti stanno lavando il cervello con queste idee spiritualoidi. Questa è la verità. Gesù è la via, la verità e la vita. Amici cari, chi lo segue non cammina nelle tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa che cosa sia la luce. Ed è sempre sconvolto, è sempre oppresso, nella grande confusione. Ma chi ha Dio ha la luce per sempre. Signore Gesù, grazie per questa parola bellissima, perché oggi tu mi incoraggi ad andare avanti, ad accogliere nuovamente la parola e ad esserle fedele all'ascolto e all'obbedienza. Grazie Gesù per come mi parli, grazie perché tu mi avverti di non lasciarmi sedurre, distrarre, scoraggiare dalla preghiera. Io non la voglio abbandonare, la preghiera. Non voglio abbandonare la tua parola che illumina i miei passi, il mio cammino. Signore, voglio custodirla come Giuseppe ha custodito te. Fammi fuggire in Egitto. Fammi trovare quel posto, quel luogo dove io sono davvero custodito da tutto ciò che viene per uccidermi e uccidere la mia fede e la mia fiducia in te. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi: custodisci la parola di Dio in te. Fai come Giuseppe. Scappa da Erode, fuggi in Egitto e porta con te la parola. È la fonte della tua vita. Sopravviverai e sarai nella gioia e nella pace. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Terra ha veduto la salvezza.